Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Si apre il sipario nel nostro salotto e accogliamo Alberto Urso. Ciao a tutti, benvenuto. Buongiorno. Proprio grazie. Come se fossimo a teatro, che secondo me è una dimensione che ti potrebbe appartenere anche come genere. Teatro sì, dai. Ma perché no? Beh, l'Ariston alla fine è un teatro. Bellissimo, e che teatro, fa emozionare tantissimo, devo dire. A proposito, com'è stato quando hai sceso le scale, hai iniziato a cantare? Penso che si è visto come stavo, ero super emozionato. Avevo gli occhi lucidi, sono diventati subito rossi, sono diventati perché avendo gli occhi chiari appena si vede un po' la commozione, cioè si vede che diventano subito rossi. Il cuore a mille, però quando ho sentito l'orchestra poi mi sono sbloccato subito e ho cantato. Quindi sono stati i primi istanti un po' di shock, poi... Sì. Fortunatamente io ho quell'ansia che non mi blocca, ma mi fa cantare il doppio, quindi è una cosa positiva, devo dire. Quindi ti sei esibito, hai cantato, hai rotto il ghiaccio e appena rientrato dietro le quinte, la prima persona che hai cercato, che hai chiamato, che hai voluto vicino a te? Tutti quanti il mio team, che poi ho abbracciato tutti quanti ed ero super felice di vederli in quel momento, perché mi sono tolto in quel momento un... tutto, ho finito, ho detto. La prima telefonata che hai fatto? Vabbè, la mia famiglia, poi loro praticamente, poi era già tardissimo, devo dire, quindi... Beh, era tardi, ma loro saranno rimasti in piedi. No, sono rimasti tutti quanti in piedi, no, ma loro sono in platea. Ah, sono qua. Sono in platea che mi guardano e sono sempre con me per tutta la settimana. E tra l'altro arriviamo nella giornata dei duetti, quindi oggi è una nuova emozione, perché uno dice, mi sono già lasciata alle spalle la prima esibizione, ma quella della serata dei duetti è nuovamente una prima esibizione. Non vedo l'ora di duettare stasera con un gigante della musica italiana come Ornella Vanoni, che la adoro, la stimo, è una donna, un'artista a 360 gradi, è veramente per me una vittoria averla con me stasera, quindi sono tanto onorato di averla accanto. Chi ha scelto la canzone? La canzone l'abbiamo scelta insieme, La voce del silenzio, che è un capolavoro di Paolo Limiti, che canto sin da quando ero piccolo, e quindi per me cantarla stasera su un teatro come l'Ariston è un sogno. Avete avuto modo di provarla a fondo? Sì, l'abbiamo provata un sacco di volte. Praticamente oramai la sappiamo come non so, come tutto. Perché sai, stasera fa media, cioè fa gara, viene... Sì. Quindi è importante, oltre che ovviamente una bellissima, credo, esperienza. Mamma mia. Ma parliamo della tua canzone. La mia canzone. Stasera sarà un'emozione nuova. Ma questa canzone non ce l'hai ancora raccontata, vogliamo sapere come nasce. Intanto Il Sole Adesso nasce una canzone che ha scritto Gerardo Pulli e Romitelli. È una canzone che parla che una persona in qualsiasi posto del mondo dove si trova comunque ha dei punti di riferimento, delle certezze. In questo caso la mia certezza e il mio punto di riferimento è mia nonna. Io ovunque sia, in qualsiasi posto dove mi trovo, io comunque ho questo punto di riferimento, il mio sole ad est, che in questo caso è mia nonna. Però ognuno ovviamente ha il suo sole ad est, c'è chi ha il suo sole ad est, lo può trovare nel lavoro, in un animale, in un punto dove si è tranquillo. Cioè hai qualche problema, torni a casa e c'hai la moglie, hai un cane, qualsiasi cosa. Non osi immaginare tua nonna quando le hai detto, nonna, c'è la canzone di Sanremo è dedicata a te. Vabbè, sarà felicissima, sono sicurissimo che da lassù starà facendo come un panico per vedermi. E beh, è sempre con te alla fine. Sì, sempre. Anche nella musica. Sì. E ti godi Sanremo, questo è giusto, al di là di come andrà la gara, tanto è sempre una bellissima esperienza, credo. E sabato finisce tutto, per quello che riguarda sabato la competizione, poi il salto nel vuoto, cosa accade? Non si sa, no scherzo, ci sarà di sicuro, spero, di portare la mia musica anche all'estero. Uscirà il disco il 7 febbraio, un repack del mio album, Il Sole ad Est, dove ci sarà la canzone di Sanremo e altri brani, anche brani in inglese. E poi ci saranno già tre date dei miei tre concerti, una a Milano, una a Roma e una a Taormina, e presto ci saranno anche nuove date. Quindi c'è speranza, perché sappiamo che il genere che fai tu, per esempio, negli Stati Uniti è molto molto apprezzato, in realtà in tutto il mondo, però negli Stati Uniti è molto apprezzato. Quindi è un mercato quello al quale Alberto ambisce, cioè tu vuoi esserci là? Sì, ovviamente mi piacerebbe andare anche all'estero, però devo dire che l'Italia sarebbe... Io penso di un'opinione che la musica sia universale, quindi non ci sono diversi generi e stili. Sono sicuro che le persone non si appassionano al genere, ma si appassionano in generale alla musica. Se piace, deve piacere, non si appassionano al genere.
L'importante è trasmettere, emozionare, fare quello che fai con passione e crederci fino in fondo. In tutti i casi, magari una tappa del Radio Brunestate di quest'estate. Quando volete. Quando volete così. Ci sono. Sì. È sempre un piacere averti ospite. Grazie, grazie mille, grazie Alberto, a voi, anche grazie di tutto. Per essere stato con noi. Prima di lasciarti, salutando chi sta seguendo questa intervista, ti chiedo un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno in quella camera dedicato proprio a loro. Un saluto agli ascoltatori di Radio Bruno. Grazie per tutto quello che fate per me. Ci vediamo presto. Un bacio grande. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,